Sono molto contento. Peraltro, con la vostra rete ho avuto un contatto diretto durante le riprese, perché poi abbiamo inserito un servizio che nel film arrivava dalla vostra rete, che è una rete che io vedo spesso. In Abruzzo ci vado ormai da quasi 50 anni. Conosco bene i territori, conosco i luoghi, conosco le persone. Mi sento a casa in Abruzzo, quindi. Che è una regione piena di eccellenze, non è io ho raccontato, sì, ho raccontato le zone interne, ho raccontato quello che è la realtà che spesso non conosciamo, che chi viene da fuori non percepisce perché arriva magari dal venerdì alla domenica. Dal lunedì al venerdì la vita è un'altra, le complicazioni sono altre, lo sappiamo tutti, ecco, vivere in un'area interna in paesi molto piccoli comporta delle difficoltà in più. Come in questo caso la pluriclasse di 7 bambini che sopravvive in questa scuola molto piccola, no? E su quello ho voluto raccontare anche la capacità però di questi paesi, di questi piccoli centri, di sapersi organizzare. C'è un tema nel film che viene da sé, però non è né ideologico né nulla, non è stato, è un tema che c'è perché il film racconta una realtà. E la realtà delle scuole, dei paesi che sopravvivono grazie agli immigrati perfettamente integrati in questi luoghi, è un modello a cui guardare con molta attenzione, perché succede qualcosa che a livello nazionale sembra irrisolvibile, numericamente e non solo, devo dire, perché questi immigrati non fanno perdere minimamente identità a questi luoghi, né loro perdono la loro. Arrivando e vivendo lì ormai, hanno dei figli che parlano abruzzese, quindi ecco, è un modello di integrazione a cui guardare con tanta attenzione. Però ripeto, l'Abruzzo è un luogo pieno di eccellenze, ecco, dall'agroalimentare al mare, alle montagne, ai parchi nazionali, insomma, è una regione importante del nostro panorama italiano. Io devo ringraziare tutti perché il 90% del cast di questo film è costituito da non attori, da persone che conosco, che conoscevo, che conosco tuttora, a cui voglio bene. E sono state non solo sono state perfettamente all'altezza, ma hanno dato un valore aggiunto importante. Lasci, insomma, i miei complimenti in questa circostanza con lei ovviamente, ma anche con il nostro Antonio D'Ottavio, perché la voce di Rete 8 che si sente nel film Un mondo a parte è del nostro Antonio D'Ottavio. Grazie, è Eh stato. sì, eh sì. Quando mi è arrivato quel messaggio di scelta, per me è stata la soddisfazione più grande. Sono felice di averlo fatto, felice che il film ancora sia in sala, che ancora abbia un suo percorso. E poi le cose adesso arriveranno col tempo, insomma, è un film che continuerò a seguire con grandissima passione.